La nazionale di calcio ha annunciato il ritiro simbolico della maglia numero 39. Insomma, Andrea, qualcosa continua a muoversi, anche se piano piano e dopo tantissimi, troppi anni. Qualcosa comincia a muoversi e questo è un altro passo importante. Hai ricordato tu questo gesto simbolico, ovviamente, perché la maglia numero 39 della nazionale non esiste, però è simbolico perché vuole essere anche una presa di coscienza da parte della massima istituzione calcistica italiana di quella tragedia. Seppur con ritardo, però è un momento importante quello che verrà celebrato domani allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, che è praticamente l'ex Isel, e ci sarà appunto questo momento che è anche l'occasione non solo per riflettere ma anche far sì che la Federcalcio possa condividere appunto questa tragedia, ma soprattutto possa anche vigilare ancora di più e con maggior forza su quello che accade negli stadi italiani ancora oggi rispetto a quelle vittime, perché ci sono dei cori, spesso degli striscioni, basta pensare almeno 39, che offendono la memoria di quelle persone e chiaramente riaprono le ferite nelle famiglie. E quindi da questo punto di vista mi auguro che sia anche l'occasione perché la Procura federale insieme alla Federcalcio possano vigilare con ancora più forza e prendere delle sanzioni esemplari. Tra l'altro questa cerimonia di ritiro della maglia numero 39 è anche una vittoria per la nostra associazione, perché noi avevamo lanciato proprio questa petizione nella primavera scorsa, petizione che è stata poi raccolta dalla Federcalcio, dal presidente Tavecchio. Siamo stati nel mese di ottobre a Roma, abbiamo incontrato proprio Tavecchio, abbiamo posto le basi per questa iniziativa che verrà celebrata domani. Tra l'altro io sarò personalmente su Bruxelles insieme al segretario dell'associazione, quindi condivideremo questo momento e poi assisteremo anche il giorno successivo alla partita Belgio-Italia, e anche lì ci saranno altri momenti di commemorazione prima della partita e poi durante, in particolare quando scoccherà il minuto numero 39. Credo che anche questa iniziativa della nostra Federcalcio insieme alla Federcalcio belga sia un altro momento importante per elevare questa tragedia non solo a tragedia nazionale come deve essere, anche se troppo spesso è stata la tragedia solo di una parte, ma anche una tragedia europea, perché delle 39 vittime 7 erano cittadini europei.